Pourparlers, il video podcast. Eccoci qua. Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene innanzitutto? Dove vi trovate in questo momento? Noi al lavoro, perché comunque con lo studio continuiamo a fare gli appuntamenti in videochiamata, ma continuiamo. Voi? Io sono nello studio, nel mio studio. Io ragazzi, negozio ma è chiuso, quindi purtroppo l'isolazione. Ti capisco perfettamente. Allora, sì. Presentiamoci un po', insomma, le persone che ci stanno vedendo. Quindi da quanto ho capito, ognuno di noi vede i propri follower che magari agiscono. Quindi appena esce qualche domanda, ognuno legge quelle che gli compaiono sulla propria bacheca. Va bene? Ciao Paolo. Allora, vai Nani, presentati prima tu. Vai Nani, noi siamo in due. Io sono Angela. Noi abbiamo un'agenzia di wedding planner e wedding design. In pratica ci occupiamo a 360 gradi di quelle che sono. Partiamo dalle partecipazioni, dal crearle, disegnarle, coordinarle, fino alla fine ad arrivare poi al giorno stesso dell'evento. Può essere un matrimonio come può essere un altro genere di evento. Riassunto breve e molto conciso. Conciso. Tutto un mondo particolare il tuo. Poi c'è Vincenzo. Sì, è un mondo lungo da spiegare, quindi diventa difficile. Vinci, vai. Ciao ragazzi, ciao soprattutto a chi ci sta seguendo. Un bacio a Paolo che mi ha promesso che ci seguiva da Torino. Io sono Vincenzo Palumbo, sono un make-up artist, ma nasco come truccatore, ma negli anni la capacità e la curiosità nel mondo della cosmetica mi ha affascinato tantissimo, al tal punto che ho collaborato con un'azienda farmaceutica e ad oggi collaboro con delle farmacie, quindi mi occupo non solo di trucco, ma tutto quello che riguarda, insomma, la dermatologia, la cosmetica del viso. Ottimo. E poi c'è lei. Eccoci. Vabbè ragazzi, allora, vabbè, qui siamo in atelier, quindi praticamente, vabbè, Pipolo, siamo a Villa Ricca già da tantissimi anni, quindi facciamo abiti da sposa, facciamoli, rivendiamo, insomma, ci organizziamo, nel senso che siamo una sartoria, quindi personalizziamo in primis, creiamo un prodotto unico, poi ovviamente abbiamo dei brand, perché nel tempo ovviamente la sposa è cambiata, però in generale qualcuno ci conosce già, qualcun altro che non ci conosce. Siamo a Villa Ricca, quindi se volete fare un passaggio, cioè ci vedete, siamo pronti in strada. Quindi. E quindi Jenny, tu? Io sono qua in studio anch'io. Io sono fotografo, appunto, di cerimonie. Mi trovo adesso in Piazza Principe Amedeo. Questo è tutto. Faccio un po' di tutto, okay. Quello da vedere, poi magari. Ecco. Vinci, ma tu dove ce l'hai lo studio tuo? Io lo studio presso il domicilio e quindi faccio prove trucco tendenzialmente specifiche per le spose. Ma dove? Giuliano? Giuliano in campagna. Ok, perfetto. Sì. Allora, io direi, allora ricordiamo un attimo un po' tutte le persone che ci stanno vedendo. Se volete fare delle domande, fatele apertamente, noi siamo qua a vostra completa disposizione. Quindi, allora, intanto che aspettiamo qualche domanda, insomma, riusciamo a capire un po' a che punto siamo con la questione wedding, non so, Carmen, magari anche tu che comunque hai vari contatti, la situazione come sta evolvendo? Cioè siamo comunque, vero, sì, in zona rossa, però si spera che comunque dopo questa Pasqua e Pasquetta ci siano delle leggi che ci aiutano comunque a dare un punto di speranza a quest'anno, no?
Assolutamente. Allora, la situazione per il momento non è chiara fino al 6 aprile, perché il 6 aprile dovrebbe uscire un IPCM che riguarda anche gli eventi, tra cui i matrimoni. Quindi siamo un attimo in attesa per capire la quantità di persone che si possono avere al matrimonio, eccetera, eccetera. Ovviamente la riapertura effettiva dei ristoranti. E questo in primis. Ovviamente il settore si sta muovendo anche con delle manifestazioni, ma soprattutto per il fatto che ovviamente è un quasi due anni di fermo, per cui diciamo nessuno comprende che il nostro settore, essendo un settore di progettualità, noi dobbiamo progettare. Se non abbiamo delle prospettive, anche pur lontane che siano, ma prospettive, ovviamente andiamo tutti in crisi, e in primis le spose poverine. Esatto, non riescono ad organizzare nulla perché non sanno in quanto tempo hanno, pur volendo, ma non sanno quanto tempo hanno. Beh, certo, mi rendo conto. Quindi cercheremo ovviamente di capire insieme a loro il più possibile cosa si deve fare nell'immediato. Certo è che io dico sempre di cominciare ad organizzarsi. Ora chiusura a parte, zona rossa, però chi si vuole sposare, in teoria so che è difficile, ma dovrebbe procedere come se questo limite non ci fosse, in modo da essere pronto nel momento in cui ci danno il via, e quindi non perdere ulteriore tempo, ulteriori mesi, perché purtroppo la situazione non sappiamo mai come si evolve. Oggi siamo magari gialli, domani siamo rossi, quindi... Anche perché se vogliamo fare scuola dello scorso anno, sappiamo che nei mesi estivi comunque tendenzialmente siamo riusciti, esatto, a fare un bel po' di lavoro. Certo, con restrizioni, con determinate cose che non sono consone al nostro modo di vedere un matrimonio, niente buffet, tutto servito, distanziamenti, certo, però comunque alla fine il minimo di stagione siamo riusciti a farla, di stagione di eventi. È vero che non abbiamo il potere di dire sì ragazzi, da tot giorno si andrà avanti. Ma è pur vero che noi, ad esempio, alle ragazze che abbiamo nei mesi di maggio, anche con determinate restrizioni, hanno possibilità di sposarsi in maniera tranquilla. Beh, insomma... Sì, ogni volta no. Aprile... è andato, anche se devo dire la verità, noi abbiamo come inno a quest'anno la prima sposa dell'anno, che è il 10 aprile, che in chiesa si sposa ugualmente. Quindi su questo, vabbè, a me il 6 marzo già si è sposata, quindi c'è sono state già matrimoni, ma già a dicembre. Valutiamo come dei porta fortuna questi. Sì, sono già state abbastanza coraggiose. Ragazzi, io vorrei fare una domanda al nostro fotografo, perché io quando lui lavora alle post-produzioni, io lo amo. Pensate che anche a me fa diventare bello. Ecco, cambiamo un po' questo discorso. Vediamo, no, ma tu sei bello a prescindere. No, vabbè, ero bello quando ero giovane, ragazzi, ero bello quando ero giovane. Non parliamo di giovinezza, perché adesso vuoi dire queste cose? Mi sposto, Jenny, non mi si vede più. Jenny, vogliamo sapere un segreto per il quale tu... qualcosa che ci puoi dire, lo so che il mestiere è un mestiere e ogni mestiere ha i propri segreti, però qualcosa che ci puoi dire quando lavori un post produzione e fai diventare una foto meravigliosa. Vabbè, diciamo che domanda. Semplicemente Photoshop, no? È un mezzo molto molto potente. Sì. E spesso è molto facile rovinare una foto più che avvenirla, quindi più che saper fare, è importante sapere cosa fare. Mm-hmm. Banalmente, se ti si rompe il PC, giusto? Tu puoi conoscere tutte le componentistiche del mondo, ma se non sai quale sostituire, non la giusti. È un po' grossolanamente la stessa cosa anche per quanto riguarda le foto. Io anche per questo, ecco, che spesso mi confronto con te quando ti chiedo questa lucina qua con la labbra, voi insomma sarebbe opportuno eliminarla, anche perché bisogna capire la fisionomia, ecco, di un ritratto, bisogna capire certo utilizzare
in mezzo, insomma, Photoshop, Lightroom, quello che si può, ecco, fare. Però, quando poi c'è un trucco fatto bene, quando c'è un contesto che non richiede, ecco, grandissima post-produzione, perché poi, ecco, noi abbiamo fatto questi ultimi shooting insieme, stando solo professionisti, tutto sarà molto più semplice, c'è il trucco fatto bene, c'è il bello abito, c'è una bella scenografia, insomma, quindi poi sono tutti fatti di fino quelli che vengono fatti in post-produzione. Poi, bene, bene. Poi sono tutti piccoli ritocchi, che e insieme in... fanno tutto. Fanno la differenza, insomma. Invece la scelta di un trucco? Come la scelta del trucco, vabbè, la scelta del trucco inerente, diciamo, alle spose, io personalmente quando ho iniziato a fare uno dei miei primi corsi, ricordo che ho letto un famoso libro di Anselmo dove appunto mi diceva che... Ragazzi, com'è nata la nostra collaborazione? Dopo Paolo ti rispondiamo subito. La scelta del trucco nasce da questo libro e dove appunto leggo che un vero trucco sposa non esiste. Questa frase letta così in un libro mi bloccò nella lettura, perché e poi dopo nel tempo, diciamo, con la pratica ho capito che in realtà aveva davvero, ha ragione, perché è ancora vivo per fortuna Anselmo, ha ragione il grande maestro, perché in realtà un vero trucco sposa non esiste, perché si analizzano tante cose per capire quali sono, qual è il trucco più adatto, no? La morfologia, l'armocromia, l'ovale, quindi la morfologia dell'ovale, degli occhi, l'incarnato, e da lì poi è stesso un po' come, io credo, dico sempre un po', madre natura che ci guida, nel senso che purtroppo e per fortuna ognuno di noi ha dei colori a favore e dei colori a sfavore. E in base a questa armocromia, cioè questa cromia che si unisce, che può essere il colore dell'iride, l'incarnato, la tipologia di pelle, quindi il fototipo, il colore dei capelli, la morfologia del viso, no? Quindi... Ecco, vedi, tutte queste cose che stai dicendo tu, quando ti va a effettuare un po' del docco, come quello che stavo dicendo prima, ecco, uno deve conoscerle per metterla in pratica, questo era il senso di quello che volevo, esatto, dire prima. Esatto. Allora, Paolo, voglio un attimo rispondere, Paolo. Sì, che ci sono un po' di domande. Paolo, questa collaborazione è stata una delle cose più belle di questa pandemia. Perché? Perché in realtà, voglio dire, cioè, a volte non è semplice collaborare con dei professionisti, perché nel nostro ambito tendenzialmente ci sono tante invidie, tante cattiverie gratuite. Tra di noi questo non c'è, abbiamo fatto nascere questo progetto, da 2 mesi lo portiamo avanti e l'entusiasmo è qualcosa che fa parte di tutti e quattro noi, quindi che ben venga. Nonostante bene, la zona bene, ci piace. Durante il servizio fotografico va indossata la mascherina? In quale momento va indossata? Questa è una bella domanda che ci fa Tatiana, che salutiamo. Allora, ci sono dei momenti in cui bisogna per forza indossarla e possiamo farne a meno, soprattutto in luoghi chiusi e dove appunto si può creare assembramento. Ora, quando si va tra virgolette a casa degli sposi, io e tutto il mio team comunque veniamo precedentemente, tutti quanti abbiamo fatto il tampone eccetera eccetera eccetera, noi siamo sicuri, quindi non potremo mai andare a lavorare e non avremo con l'esito negativo, confidiamo nel fatto che anche gli sposi l'abbiano fatto, quindi sarebbe un suicidio. Quindi casa sposa e casa sposa, gli sposi, quando io li fotografo, la faccio togliere la mascherina. Non posso fare le foto con i ritratti con la mascherina, sarebbe veramente un qualcosa di che non si può. Decisamente. Quando poi invece ci sono dei momenti, ad esempio in chiesa, bisogna indossarla, anche se ci sono alcuni preti che durante la celebrazione la fanno un attimo togliere gli sposi, ma invece eccezionale, solo per fare, ecco, per raccontare meglio quel momento lì. Al ristorante dovrebbero averla tutti la mascherina, anche se ci sono congiunti e non congiunti. Questa cosa qua, dal punto di vista fotografico, è brutta, anche e soprattutto quando bisogna fare delle foto di gruppo. Pensa a una famiglia di 5, 6, 7 persone, amici,
tutti con la mascherina, faccio la foto. Ma è... Vabbè, si vanno distanziati, si mette una scaletta uno dietro all'altro così facciamo la profondità senza stare a casa. No, comunque va indossata dove ci sono dove ci fai assembramenti. Poi ecco, dove si può in quei momenti veloci, ecco, se uno riesce a fare un qualche ritorno senza mascherina, però. Ovviamente il discorso è inerente a questo momento preciso. Certo. Io voglio fare una domanda invece io personalmente a Nani, alle Nani Girl. I confetti più richiesti, i gusti, non so, una banale domanda, sì, è una mia banale curiosità. Allora, i confetti più richiesti, in realtà ci sono 3-4 classiche marche che vengono sempre usate, senza andare a dire quali sono, che hanno degli alti standard e quindi risultano tra le più richieste. I gusti più richiesti, in realtà, su quello varia non c'è. Sul gusto, varia. Anche perché negli anni escono sempre più gusti, quindi c'è anche la curiosità di provare quelli che magari prima non c'erano, quindi... Quest'anno è uscito Sambuca, ma Sambuca all'interno. Buona. L'anno scorso uscì Spritz, Rum e Champagne. Oh. Oddio. O al gusto o con all'interno la capsula, così. Beh, per dire, io preferito un assoluto si chiama Amarenetta, cioè l'amarena all'interno, ma è soggettivo. Tendenzialmente se scegliamo di fare uno sweet table o una confettata, cerchiamo di mettere quanti più assortimenti possibili. Ok. Un po' insomma, rientriamo nel mondo dell'atelier, dai. Io vorrei quelli al pistacchio. Qualcuno dice che vorrebbe quelli al pistacchio. Buoni quelli al pistacchio. Carmen, invece, per quanto riguarda invece gli abiti da sposa che ci fai sognare tu quando veniamo a fare questo shooting, io sogno. Ci fanno sognare le ragazze che vengono con i vestiti, dai, alla fine. È tutto lì insieme, il trucco, il parrucco, alla fine il segreto è lì. Anche quando si sceglie l'abito, lo dico sempre, non vi immaginate in questo momento, perché alla fine è l'insieme che poi fa la differenza. Certo. Anche perché cioè, l'abito da solo in sé per sé ha un valore, ma poi truccate, pettinate in quel momento ha sicuramente molto più appeal. Infatti lo vediamo poi nelle foto, quando escono le foto ovviamente è tutta un'altra storia. E poi se ne rendono conto anche le spuse dopo che l'hanno acquistato. Diciamo che in questo momento sono felice di vedere che chi viene a comprare è comunque serena, abbastanza tranquilla. Cioè, poche volte mi è capitato che c'è il panico da Covid, che proprio non riescono a uscire. C'è un po' di confusione, ma quella c'è sempre, perché comunque gli abiti sono tanti e quindi si fa più fatica a preferire uno rispetto ad un altro, un modello stretto, un modello largo, certo. Perché magari si vorrebbe tutto, però il giorno è uno e quindi non è che si può fare più di un vestito, sta anche la situazione, quindi vabbè, spesso facciamo anche dei trasformabili in modo da avere sia l'abito stretto che l'abito ampio, così abbiamo insomma la doppia versione. Ragazzi, c'è una domanda che dice: ciao, devo sposarmi e non so che tema dare al mio matrimonio, come faccio a sceglierlo? Non lo dare. Chi è questa domanda? Non è che perché adesso molti scelgono un tema è un obbligo dare un titolo al proprio matrimonio. Il tema del matrimonio è la coppia, sono i due che si sposano. Scegli un colore, uno stile grafico, un'idea dell'impatto dell'allestimento, del tipo ecco di reportage fotografico, il tipo di vestito che desideri, il tipo di ritrucco, cioè come ti vuoi vedere e come vuoi raccontare la tua storia d'amore. Ma non c'è l'obbligo del tema. A me quello che ha colpito quando vi ho conosciuto, voi Nani, insomma, tutti e due, allora, il fatto che voi vi producete tutto internamente, cosa stupenda, cioè tu tendi, se ho capito bene, a esternalizzare veramente poco il tuo lavoro, tu te lo fai proprio tu, proprio i lavori di carta, tagliare, stampare, fare il grafico, fai tutto tu, fate tutto voi. Sì, stanno sempre è un vantaggio. Stanno sempre a piegare queste carte, piegano.
Vabbè, meno male che non sono lì sola, va? Come anche Carmen, la sartoria, stare giù, insomma. Alla fine noi siamo tutti creativi, perché... Alla fine come quattro siamo degli artigiani, perché tu scatti il momento giusto, lui crea il trucco giusto, lei l'abito perfetto, noi cerchiamo di dare a chi si rivolge a noi la propria idea del matrimonio. Per questo per noi non esiste un tema, non esiste un mood preciso e fisso. C'è chi vuole fare le cose in grande, chi le vuole fare in piccolo, chi vuole il tema del viaggio. E sappiamo tutti, ragazzi, che quando si sceglie un tema poi si deve incastrare il tutto, dalle foto, l'abito, il trucco, la location. Certo. Però deve essere appartenente alla coppia. Se la coppia non ha un'appartenenza vera e propria in un'idea, non ha l'obbligo. Sceglietemi il concetto. C'è una domanda per Carmen, credo. E anche dice... una per Jenny, quindi... Vai, Carmen, la scelta del vestito... Okay. Sì, Ellie ci chiede, appunto, se la scelta del vestito va in base alla conformazione fisica o se si può anche osare. Allora, ovviamente si può osare e più che altro si deve osare, perché appunto, essendo noi artigiani, proponiamo di non entrare sempre nello standard, ma di cercare di uscire da il solito che si vede in giro. La conformazione fisica è fondamentale, però spesso l'idea che ha la ragazza del proprio fisico non è sempre giusta. Magari qualcuno crede di essere troppo formosa per una sirena, ma non è così. Quindi è ovvio che noi vi consigliamo come osare, perché è ovvio che in primis ci teniamo noi a fare bella figura insieme a voi, però assolutamente guardiamo alle forme e guardiamo che cosa con quel corpo possiamo fare e non andare per forza nello standard. Ok, perfetto. Jenny. Tatiana sempre chiede invece a te, Jenny, per la questione di foto spontanee. Come fai a fare le foto spontanee? Ok. Allora, come dice, dipende dai soggetti, o riesci sempre a ricavarle? No, le foto spontanee non dipendono dai soggetti e non si riescono sempre a ricavarle. Cioè, per spontaneo, tra virgolette, questo anche stiamo facendo anche adesso, siamo spontanei, quindi tutti siamo spontanei, difficilmente. Quello che è difficile è mettere gli sposi a proprio agio, ecco. Quando in cui tu entri a casa degli sposi, devi creare un rapporto empatico, cioè ci deve una certa sinergia. Poi, ecco, spontaneo è usato un termine proprio corretto, perché spontaneo differisce appunto da foto reportagistica. La foto spontanea può anche essere una foto in posa, però può essere spontanea nel sorriso, quindi ecco, questa è una cosa che è importante sottolineare. Comunque di base c'è un buon rapporto tra me e gli sposi, che il lavoro è fatto prima del matrimonio, non il giorno del matrimonio. Quindi si impara a conoscere gli sposi, cerco di capire anche quelle che sono le loro esigenze, cerco di stargli simpatico, perché se gli sto antipatico è difficile poi rendere ma noi ci auguriamo sempre che i nostri clienti si scelgano per simpatia, perché altrimenti ma quello è un fatto, guarda, è un fattore, tu hai visto da qualcuno che ti sta antipatico. Jenny, ti chiedono, è capitato di fotografare cani presenti ad un matrimonio? Sempre, sì. Sempre. Certo. Allora, i cani prima degli sposi. Cioè, nel senso che bimbi, animali, gatti, insomma, i cani prima. Sempre. Sempre. Prima loro e poi... i protagonisti, ecco, Carmen, invece Pipolo dà il servizio di vestire la sposa a domicilio, cioè nel senso che vai tu di mattina a vestire la sposa, ti è capitato? Allora, quando possiamo, sì, assolutamente, nel senso che purtroppo ci sono dei periodi poi di grande lavoro e quindi se siamo troppo innaffarati non riusciamo, perché purtroppo il fotografo ci fa sempre perdere un po' di tempo. Non io, anzi io guadagno il tempo. Jenny entra e non lo vedi. Esatto.
Allora, hai il fotografo, ti fa la scaletta di orari, dà fastidio. Con un'altra foto ancora andiamo. Allora, il trucco è sempre precisissimo, trucco e capelli sempre precisi. Grazie. Arriviamo e c'è il fotografo che deve fare, aspetta un'altra foto. Aspetta, ma stai generalizzando foto. Però, No, sì, il fotografo. No, ma in generale perché, tra virgolette, in quel momento giustamente uno fa più materiale possibile per poi vedere con la sposa. Quindi il problema è che però noi, se andiamo ad un orario, poi sforiamo, essendo anche il nostro orario di lavoro in negozio, poi diventa un po' complicato. A volte io sono stata anche 2 ore a casa della sposa per vestirla 10 minuti, ma per carità, io mi diverto, è un momento bellissimo. Il problema purtroppo è che quando succede contemporaneamente a degli impegni di lavoro non riusciamo, però assolutamente quando ci sono vestiti un po' più problematici, ovviamente siamo anche noi a proporre di andarla a vestire per aiutarla e non farla trovare in difficoltà, magari se c'è veramente una problematica di fondo, però mettere un abito poi una volta che si è capito come è abbastanza semplice. Nani, solo una domanda per te. In questo periodo storico che stiamo vivendo, come si possono dare le partecipazioni? Come le stanno dando? Allora, al momento la maggior parte le stanno spedendo, almeno nel nostro comune. Bene, bene. Per evitare il contatto. Qualcuna sta rimandando la consegna a dopo il 6 aprile, anche chi si sposerà a maggio, ha comunicato con una digitale. Abbiamo fatto un po' il famoso save the date degli americani per comunicare comunque che la data prevista è quella lì. Poi per la stampa in sé per sé stiamo aspettando il tempo utile più breve possibile, perché comunque è un peccato stampare, consegnare agli sposi, poi loro non riescono a consegnarle o comunque ci ritroviamo a dover cambiare la data. Beh, poi penso che subentra pure una questione tempistica, ad esempio è vero che il matrimonio è un evento a lungo termine, quindi suppongo anche per quanto riguarda le partecipazioni, quando tu ti spostano il matrimonio, se tu già ce l'hai avuti poi devi ristampare. Cioè, allora, abbiamo trovato un po' di soluzioni varie. Diciamo che la regola del bon ton dice che tu la partecipazione la dovresti consegnare tra i 6 e i 3 mesi prima del matrimonio. Tecnica classica, che poi è quella che va bene o male dei tempi della promessa, coincide con quei tempi. Okay. Ora, come ora ci è capitato purtroppo qualcuna che aveva, soprattutto lo scorso anno, che eravamo impreparati a tutto questo. Avevamo stampato, erano state fatte le promesse, tipo a febbraio, consegnate le partecipazioni. A quel punto, che succede? Chi ha spostato di poco il matrimonio, o abbiamo stato per una digitale, o per un bigliettino, e abbiamo cambiato la data, un qualcosa di scherzoso da riconsegnare. Okay. Chi invece è spostato tipo di un anno, sì, c'è stato qualcuno a cui abbiamo ristampato o addirittura ricambiato tutto il matrimonio, perché poi a quel punto sembrava non più portasse bene per alcuni ragazzi l'idea che avevano avuto, l'hanno voluta stravolgere. Lì sono intervenute con delle accortenze poi sui costi, perché comunque erano ragazzi che avevano già affrontato quella parte. Si muove come si muove il momento. Quest'anno, non sono dello scorso anno, abbiamo deciso di accorciare le tempistiche di consegna delle partecipazioni, facendole proprio last minute. Hanno la promessa il 20 marzo, consegniamo il 18 e noi andiamo in stampa il 13. Ok. C'è qualche domanda? Sì, forse c'è una domanda per me. Esistono alternative al fondotinta per il trucco? Capita di spose che non lo vogliono usare. Allora, per me non esiste un'alternativa al fondotinta, però esistono vari tipi di texture di fondotinta. Come per esempio, ce l'ho proprio davanti, qualcuno esiste, ti faccio un esempio molto molto semplice. Ecco, per esempio, qui esistono dei fondi che sono ad alta coprenza, come lo Studio Fix di MAC, per esempio, o magari una
BB Cream di Galénic. Quindi il fondotinta sì, ma di una texture differente, quindi questo poi porta sicuramente ad una cliente, ad una sposa, a capire che non è vero, perché c'è una noi pensiamo che il fondotinta sia qualcosa che non riusciamo a sopportare. Non è così, dipende quanto ne mettiamo, come lo sfumiamo, come lo applichiamo, che prodotto mettiamo. Ok, giustamente, perché comunque alla fine ce l'ho io una domanda per... dai prodotti usati. Sì. Però il rosso per una sposa? Non ho capito, non ho sentito. Ce l'ho io una domanda per te. Rossetto rosso per una sposa? Un trucco rossetto un po' rosso più... per una sposa? Sì, sì, assolutamente sì. È da armonizzare con tante cose, ecco, con l'incarnato. Lo amo molto anche sulle olivastre, quindi sulle mediterranee, che magari adottano un'acconciatura anche molto semplice, un vestito anche raffinato ma non troppo pomposo. Lo preferisco più in un matrimonio di pomeriggio che di mattina. Quindi ecco, è anche quello, ragazzi, il trucco è qualcosa che cambia anche se ci sposiamo di mattina o di pomeriggio, perché la luce solare vira, vero fotografo? La luce solare vira e quindi ci sono dei colori, e quindi noi se ci sposiamo di pomeriggio i nostri colori, il nostro trucco rifletterà in maniera differente dal sole. Certo, perché certo. Stiamo adottando un tramonto piuttosto che un sole di prima mattina, ecco, quindi è da capire quello, però sì, assolutamente sì, non c'è questa chiusura. Allora abbiamo... Come trucco gli occhi e non le labbra, ma non è vero, devo truccare gli occhi e le labbra, ma trucco più forte gli occhi e meno le labbra, no, sono dicerie, sono scuole di pensiero passate, non è così. Vincia, visto che stai già parlando tu, c'è una ragazza che ti chiede, per chi non è abituata a portare il trucco, si riesce a mantenere sul naturale senza vedersi poi in foto artefatta o stramba? No, allora il discorso è che ti trucchi e devi affidarti ad una persona che ti trucchi in maniera da non farti appesantire e da non farti sentire truccata. Questo è, quindi è uno step by step che insieme al professionista fai, ma soprattutto il professionista ti farà sicuramente tante domande per capire tu come vuoi essere truccata quel giorno, e ti dirà anche che determinati step li devi fare, perché poi il servizio fotografico ne ha dei giovamenti, perché poi anche tu durante, cioè stiamo parlando di un trucco che deve durare almeno 10 ore, 10-12 ore, quindi voglio dire, cioè va fatto, però tranquille, perché esistono oggi dei prodotti altamente performanti e leggeri che danno un risultato davvero molto naturale, assolutamente. Vabbè, poi secondo me il discorso è anche concettuale, cioè allora, se tu pensi che il giorno del matrimonio è un giorno, cioè che magari gli sposi aspettano da tanto tempo, no? Lo programmano da anni. Può essere, cioè si preferisce restare in naturale, ma c'è anche chi invece vuole usare un po' di più, perché essendo quel giorno letto da tanta, quindi si sa anche che vuole un attimino fare qualcosa di diverso. Bella, ragazzi, questa domanda è per tutti e quattro, chi è la persona o le persone che vi hanno ispirato di più nel vostro lavoro da creativi? Dai, a volo. Non l'ho letto. Per me Netflix. Adoro. Netflix. No, perché lì ormai c'è tutto, tu prendi ispirazione ovunque. Però io da lì prendo molta ispirazione, devo dire. Io dici. No, io le top model degli anni 90. Naomi, Claudia Schiffer, da lì. Quello mi ha dato l'idea. Ma da chi erano truccate esattamente? Si sa chi le truccava?
Ma guarda, lì non avevano proprio dei truccatori specifici, dipendeva, comunque si associavano molto alle campagne di moda, quindi da Versace con Valentino, quindi lì erano... Con i loro professionisti interni che creano tutto il total look, insomma, dal... Sì. Sono state truccate da tanti truccatori, sì, assolutamente. Certo. Vabbè, io sono abbastanza giovane, quindi entro già in una moda sposa. È ovvio che anche per noi i grandi stilisti sono sempre di riferimento, però io devo dire che secondo me la grande ispirazione per la sposa è sempre la donna in sé per sé, cioè quella reale, proprio noi, tutti i giorni, perché in fondo sono le donne che si devono sposare e quindi sono le mie clienti la mia ispirazione. Un po' quello che loro cercano, quello che vogliono e quello che vogliono essere il giorno del matrimonio. Bene. Nani, per voi? Per me, ragazzi, io non ce l'ho. In che senso? Io sono figlia d'arte. Mio padre è un creativo, è un disegnatore. Io sono nata tra le matite, i pastelli, la serigrafia... Ho respirato colori da sempre, cioè per me... Come è stato tuo padre? Non sapevo niente altro. Ispirazione, no? Ma c'è cosa è mio padre, mio padre credo che ci abbia insegnato prima a colorare e poi a camminare. Non saprei essere altro. Ho sempre fatto questo, sono sempre stata questo. In tante sfaccettature. Negli eventi. Però. Sì, in tante sfaccettature. Però parto da essere creativa da sempre... E poi a un certo punto il mondo degli eventi mi ha incantato, perché comunque facevo partecipazioni già normalmente, avendo come attività di famiglia la tipografia, quelle di catalogo, qualcuno ci chiedeva qualche variazione, da lì disegni una volta, disegni due, comunque in generale... Ti fai mille corsi, vai girando tutta Italia per studiare. Cioè, ad esempio, io prima... Sono venuto qui a piedi, ho fatto un tratto di strada a piedi e mi sono fermato vicino a una parete che aveva questi colori turchese, rosa, verde. Penso anche qui della produzione, cioè nel senso che in un certo senso ho pensato, ma se riuscissi a fare una foto e ridurre queste tonalità qua, che effetto verrebbe? Cioè è anche quello, quindi dipende in generale l'ispirazione ovunque. In questo preciso momento storico, cioè complesso attingere punti di ispirazione, quindi più che leggerti un libro, più che vedere dei film, ispirarti ai film come ho detto prima, insomma è un po' più difficile, però in realtà tu se scendi 10 minuti a fare una passeggiata ti possono venire tante cose a meno. È ovvio, insomma devi avere gli occhi spiritati per ispirarti, ecco quello è a 360 gradi. Devi essere ispirato con la testa, esatto, è vero, devi guardare con la testa. Beh, in realtà nella filosofia, in realtà nella filosofia noi possiamo vedere, che ne so, ecco come l'ultimo shooting che abbiamo fatto, lo scaletto. Non sappiamo, anche quello scaletto c'è andato proprio, come si suol dire, in fissa che lo volevamo usare. Idem Carmen, per vedere una ragazza che cammina per strada con un pantalone e pensare, va, però un abito da sposa col pantalone tagliato così non sarebbe male. Tu, ecco, hai visto i colori. Lui può vedere una ragazza riccia, alta, ecco, tutto è fonte di ispirazione. Assolutamente. Va bene, ragazzi grazie per questa intervista, per questa chiacchierata. Bella. Molto, purtroppo, molto interessante. Esatto, non possiamo fare di meglio in questo momento, però quando potremmo riprendere, eventualmente creeremo degli eventi in modo che ci possono conoscere dal vivo, che secondo me è sicuramente la cosa migliore. E possiamo fare soprattutto vedere insomma un po' i lavori di ognuno. Vabbè, io forse con i vestiti faccio con le foto, riesco un po' di più, però diciamo che il resto di voi ha bisogno comunque un po' della vicinanza. Sì, sì, bene. Questo è importante. Ragazzi, allora ci salutiamo. Sì, grazie a quelli che hanno fatto domani. Grazie a voi, grazie. Grazie a chi è venuto.
e buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi. Buon anche a voi ragazzi, buona giornata e buona giornata a tutti quelli che ci seguivano.